poter partecipare ad una gara ufficiale di obedience, bisogna prendere parte ad alcune gare test. Per questo noi abbiamo partecipato a questa gara sociale, non ufficiale, per poter testare il cane e vedere su quali esercizi dovevamo lavorare. Infatti ci stiamo preparando da soli e bisognava vedere quali fossero i punti di forza e quali i punti di debolezza. Inoltre è stata una bellissima occasione per stare insieme a tutto il gruppo dell'Obedience e rivedere tutti i nostri amici prima di Natale. Infatti, molti esercizi non sono stati eseguiti correttamente. Tuttavia, la pratica non rende perfetto un esercizio. Quello che rende perfetto l'esercizio è capire come debba essere fatto, acquisire una buona tecnica e poi praticarlo tante e tante volte fino a quando diventa automatico. Anche se quando ci siamo esercitati a casa sembrava che tutto filasse liscio, quando si va in un campo nuovo c'è sempre da considerare le situazioni nuove che si possono venire a creare. Prima della gara ufficiale ci siamo resi conto che dovremmo fare molti cambi campo e fargli gli esercizi in tante diverse situazioni. E quindi anche in questo caso ci è stato utile trovare un nuovo campo che i cani non avevano mai visto. È stata comunque una buona esperienza, anche se gli esercizi non sono stati svolti tutti correttamente. È stato comunque molto positivo ricevere il giudizio di un giudice ufficiale. Usciamo dal campo dopo aver fatto la prova del resta per 2 minuti e rientriamo in campo per la gara vera e propria. Con Vicky stavamo ancora lavorando un po' su tutti gli esercizi, quindi li abbiamo, diciamo, un po' provati, come si suol dire.
Ci tengo a dire che per noi è stata un'ottima opportunità e voglio ringraziare gli organizzatori per questa giornata splendida che ci hanno fatto passare. E alla fine ci sono stati premi per tutti e un ricco buffet natalizio. Se siete curiosi di sapere come andrà la gara ufficiale, in classe 1 di Obedience con Alfa e classe 2 di Obedience con Vicky, lasciateci un like e iscrivetevi al canale per seguirci in tutte le nostre avventure.